Grazie, signor Presidente. Ma io, così come Michele Pai, sono stato in qualche modo spinto a intervenire in questa fase di segnalazione di voto dalla lettura di un pezzo sulla stampa. Oggi, sulla Sardegna, c'era un articolo, l'apertura, che parlava della grave crisi economica che stiamo vivendo, che stiamo soffrendo, e riportava delle dichiarazioni dell'assessore Alma Cardi, che senza dubbio è da apprezzare per tutto ciò che sta cercando di fare, però sinceramente questa volta ho provato un po' di delusione, perché probabilmente per inesperienza ha detto delle cose che in questi casi non si dicono. Io credo che a fronte di una crisi così forte non bisogna gettare la spugna, non bisogna alzare la bandiera bianca, bisogna invece programmare, lavorare per disegnare un orizzonte più proficuo, e bisogna dirle queste cose alla gente, cioè i cittadini algheresi devono sapere che l'amministrazione, che il Consiglio Comunale ha delle idee per uscire dalla crisi, ha delle idee per scapolare questo momento difficilissimo. Alzare bandiera bianca non è opportuno, è necessario invece far capire che stiamo lavorando, che anche il Consiglio Comunale sta cercando con molte difficoltà di programmare, di fare qualche passo avanti. È vero, noi stiamo vivendo un momento difficile, l'amministrazione sta vivendo un momento difficile, non c'è la forza di dare le teste a qualche società che dovrebbe comunque produrre programmazione, produrre ipotesi di sviluppo, Meta. Arriviamo a Meta direttamente. Avrei voluto passare attraverso la mancanza dell'assessore all'ambiente, ma mi sembra che ne abbia parlato il consigliere Pais. Meta è quella locomotiva che avrebbe dovuto comunque garantire una forza propulsiva per l'economia, soprattutto turistica, di questo territorio. Una Ferrari è stata definita dal sindaco, una Ferrari che da oltre 2 mesi non ha conducente. È una cosa di una gravità inaudita, non è più possibile tollerarla ancora questa assenza degli organi dirigenti. Non c'è programmazione, non c'è progettazione, non c'è assolutamente la promozione, non si programmano le ferie. Daga con la sua STL fa lavoro di supplenza, è supplenza, consigliere Daga, è supplenza rispetto a ciò che dovrebbe fare Meta. E Meta è completamente paralizzata, viene gestita dal presidente del collegio dei revisori, che dovrebbe controllare l'operato degli organi istituzionali, invece non controlla, agisce, non c'è bilancio preventivo, vengono assunte delibere che comunque coinvolgono questo esercizio pur in assenza di bilancio preventivo. È indispensabile, signor sindaco, che lei scelga 8 assemblee fissate per decidere i nomi del Consiglio di Amministrazione, deserte, 8, non 1, 8. Signor sindaco, lei deve decidere se la maggioranza, l'amministrazione, non hanno la forza di uscire da questo confronto dialettico oltranza. Non è una guerra delle poltrone, è fisiologico, l'ho detto più volte, non mi spaventa che voi litighiate o vi confrontiate anche in modo forte sulle decisioni da assumere per Meta. A me spaventa che però all'esito di questo confronto il sindaco non decida. Sindaco, lei deve decidere, se la maggioranza non è in grado di farlo, deve decidere lei, la responsabilità è in capo al sindaco. È in capo al sindaco. E le dico, in riferimento a questa grave carenza, che noi saremo costretti, nell'ipotesi in cui nel giro di qualche giorno il sindaco non nominasse gli organismi di vertice di Meta, a chiedere intervento di coloro che debbono comunque controllare, utilizzando strumenti del codice civile e non solo. È indispensabile che venga deciso chi deve dirigere Meta, può essere Bevilacqua, può essere un altro soggetto, chiunque, l'importante è che ci sia una testa, che ci siano delle redini, che ci sia una programmazione, che ci sia promozione. E lo stesso problema si pone per il parco di Porto Conte. Qui ci lamentiamo del fatto che la crisi è troppo forte, il parco di Porto Conte viene gestito... Consigliere Tedde, per cortesia, una breve segnalazione. È una breve segnalazione, 5 minuti. Breve segnalazione. Ebbene, 5 minuti, sono 4 minuti e 30. Il parco di Porto Conte viene gestito, o meglio, viene in qualche modo rappresentato dal sindaco, che avrebbe dovuto invece tenere quel ruolo per un periodo molto limitato,
nell'attesa che la maggioranza decidesse chi avrebbe dovuto ricoprire quella carica. Non è accaduto niente, il parco di Porto Conte non funziona, non c'è presidente di fatto, perché il sindaco non ha il tempo per fare il presidente, perché la carica di sindaco è molto impegnativa e l'ha imparato il sindaco. Non c'è stanza dei bottoni nella quale si possano pigiare i bottoni per far andare avanti la macchina di amministrazione, non c'è. Il sindaco deve lavorare 12 ore al giorno, quindi non può fare il presidente del parco. E allora io chiedo che il sindaco assuma delle decisioni che ci consentano di avere una presidenza della meta, una presidenza del parco, che ci consentano di vedere l'amministrazione programmare, progettare, che consentano all'amministrazione, al sindaco, di disegnare un futuro per questa città. Oggi c'è soltanto nebbia. Grazie. Grazie consigliere Tetto.